Beppe Grillo, il dolore di un padre. E Beppe Grillo è sceso in campo a difesa del figliolo, il quale figliolo, assieme ad altri tre ragazzi, è da 2 anni indagato, imputato di stupro, uno stupro che sarebbe avvenuto in Sardegna. Ora Beppe Grillo scende in campo a difesa del figlio e degli altri tre amici del figlio e dice: ma perché voi magistrati che state seguendo il caso, se ritenete che mio figlio e gli altri tre compagni di mio figlio, se ritenete che costoro siano degli stupratori, perché non li avete messi in carcere o agli arresti domiciliari? Ecco, mi pare che questa sia una domanda legittima, quella di Beppe Grillo, rivolta ai magistrati. Certo, qua noi verifichiamo il dolore di un padre. Io la scesa in campo di Beppe Grillo l'ho vista ora. Tale scesa in campo di Beppe Grillo a favore del figlio, ve la metto come linea riassunto di questo video. E sì, c'è da farsi qualche domanda. Certo che in casi analoghi, no, non è semplice dimostrare come siano andate semplicemente le cose. Ci sono da ricostruire vari aspetti della vicenda. Quindi, per il momento resta soltanto il dolore di un padre che vede il proprio figlio da 2 anni messo sui giornali e con, diciamo così, l'imputazione di uno stupro. Cosa volete che vi dica? Padri e figli, la magistratura, non si sa cosa dire. E io a Beppe Grillo posso soltanto dire che mi dispiace per questa vicenda, mi dispiace per questa vicenda, Beppe Grillo, però, con rispetto parlando, pensa quale sarebbe la tua situazione, Beppe Grillo, se tuo figlio, anziché essere indagato dalla magistratura per tale vicenda, avesse avuto un incidente stradale e avesse perso una gamba o due gambe. E tuo figlio non sarebbe sui giornali, ma lo dovresti tenere in casa, sulla sedia a rotelle. Quindi cerchiamo di stare tranquilli, Beppe Grillo, capito? Poi vedremo come si orienterà la magistratura. Può darsi che dopo questa tua scesa in campo i magistrati abbiano un motivo per rivedere la situazione. Certo, si tratta di vicende molto, molto imbarazzanti e molto triste. Dove sta la verità, lo sa il Padre Eterno, lo sa il Padre Eterno. C'è una guerra che si lamenta, c'è una guerra che si lamenta. Friedrich Nietzsche, se dovesse scendere in campo, Friedrich Nietzsche direbbe: ah, poveri magistrati, perché non esistono fatti, ma solo interpretazioni. Così direbbe Friedrich Nietzsche: ah, poveri magistrati, anche voi avete i vostri problemi, perché non esistono fatti, ma solo interpretazioni. Ok, Beppe Grillo, a te, al tuo figliolo e alla ragazza della vicenda, tanti cari saluti da Serafino Massoni.